I was contacted by a woman named Victoria. She claims to represent a client who was impressed by the way I took care of Ramirez and now wants me to steal something for him. The target is a magical sword owned by a nobleman and collector named Constantine. Little is known about Constantine except that he is an eccentric new face in the city and mostly keeps to himself. Victoria says the sword will probably be on display, but it will be well protected by guards and security systems. She also mentioned that the guards are tough and organized, and the mansion is confusing to navigate in. The house was constructed recently, so I've had to piece together my own map from observation and hearsay. Sounds like the place is a bit of a maze. I guess if you're rich enough, you can build any sort of madhouse to live in. This is going to be a challenging job, but it'll pay better than the last few I've taken. As usual, the front entrance is heavily guarded, but I've managed to find another way in. Of course, once I've picked up the sword, I'll still have to worry about getting back out. E bentornati ancora una volta, miei cari Marigoldi, nella città. O meglio, in questo caso, nella casa di Constantine. Think anything will happen? Probably not. But don't soft up, though. Is that not you? Me. Come al solito, la prima entrata è ben sorvegliata, ma noi sappiamo benissimo come entrare. Qui c'è infatti una bella trave di legno a cui appiccicare una freccia con la corda. Abbiamo finalmente fatto la conoscenza di Victoria. Ve lo ricordate? Era dalla prima missione che ne sentivamo parlare, anche se in maniera sibillina. E a dirla tutta, anche adesso non è che sappiamo molto di lei, vero? Cos'è che ricordiamo? Sembra lasciare sporcizia dove passa? E sembra essere un'esperta di medicinali, erbe e altre cose simili. Insomma, resta comunque una persona abbastanza misteriosa. Tuttavia, dato che noi abbiamo dimostrato di essere dei grandi ladri, ha deciso di contattare noi. La realtà è che siamo degli scarsoni. Vedete, perché un grande ladro è un po', in un certo senso, come una divinità. Quando fa le cose per bene, nessuno sa che lui ha fatto qualcosa. E a quanto pare si è sparsa la voce riguardo al fatto che abbiamo messo fuori gioco Ramirez, o che comunque gli abbiamo dimostrato la nostra superiorità. Attenzione, attenzione. Questa missione comincia in maniera abbastanza consueta. Una villa con delle guardie e qualcosa da rubare. Niente di strano, insomma. Queste missioni sono sempre quelle più apprezzate, perché comunque, come vi ho già fatto notare, confrontarsi con le guardie è la parte più interessante, tendenzialmente, del gameplay di Thief. Comunque, dobbiamo esplorare questa villa, che conosciamo in maniera piuttosto sommaria. Ci sono tre piani e un giardino. Direi di cominciare, in realtà, dalla parte più bassa, quella che non sapevamo neanche ci fosse. Non possiamo arrivarci, ma non dimenticate quella porta. Potremmo tornarci più tardi, magari una volta che abbiamo la chiave. Ed ecco qui che il gameplay si fonde con la trama e il tutto diventa sensato, organico e naturale. Vedete, questa casa ha marmo ovunque. Veramente, non ci sono parole per esprimere la quantità di marmo che c'è in questa casa.
Questa porta sembra essere stata piazzata in maniera un po' bislacca, ma vabbè. Esploriamo con ordine e partiamo dal primo piano, che giustamente ha una cucina con delle cosce di maiale e qualche vaso da ricchi. Le solite cose, una sala da pranzo, eccetera, eccetera, eccetera. Direi di vedere se Garrett ha indovinato e se c'è un giardino a nord. Sì, c'è. Diamine, stiamo già usando un sacco di risorse per spostarci qui. Ci farebbe decisamente comodo trovare qualche freccia al muschio in più. Comunque, qui stiamo già trovando dei cristalli elementali in un posto dove di solito ci sarebbero delle torce. Credo che oggi vi dirò anche esattamente cosa sono questi cristalli che stiamo trovando in giro da quando abbiamo cominciato il gioco. E che tendono a trovarsi in luoghi inerenti all'elemento in questione. Ad esempio, appunto, in quella pozza d'acqua abbiamo trovato un cristallo d'acqua. E dove dovevano esserci delle torce abbiamo trovato dei cristalli di fuoco da applicare alle frecce. Ora vediamo se riusciamo a non farci cuzzare da questa guardia. Perfetto. Vedete, un cristallo elementale si forma proprio come si può formare una stalagmite. Ma prima esploriamo questo posto. Sembra importante. E ricordate, le porte possono metterci anche più tempo e può essere necessario usare più grimaldelli per scassinarle. E questa porta le ha richiesto di cambiare due volte grimaldello e di starci un sacco di tempo. Deve essere qualcosa di importante, forse un tesoro di Constantine. No, sembra solo una sua camera privata. Grande. Forse qui ci tiene qualche riunione. Questo Constantine è una persona già abbastanza enigmatica. Con delle porte chiuse in casa e luoghi strani. Poi di Victoria ne avevamo già sentito parlare. Ma Constantine è la prima volta che lo sentiamo nominare. Una freccia d'acqua. E questa freccia ci porta direttamente a una grata. E grazie a questa lingua che possiamo tirare, si è aperto un bel passaggio segreto, in cui ci sarà ogni ben di Dio. Hop! E dubito però che Constantine passasse di qua spesso. Sembra abbastanza pericoloso. Sapete, la gente è spesso in questi tunnel affoga. E anche la nostra aria si sta già assottigliando. Dannazione. Dobbiamo fare in fretta o affogheremo in questo tunnel. La curiosità uccise il gatto. In questo caso l'avidità potrebbe uccidere il ladro. No! Oh! Ce l'abbiamo fatta. E fateci caso. L'acqua qui sta andando in là. Il che vuol dire che qui sta salendo. Bel giardino comunque, Constantine. C'è ben una guardia. Ci ha intravisto. Perfetto. Ah, dannazione. Come potete notare, queste guardie sono molto più sveglie di quelle che c'erano a casa di Bufford o di Ramirez. Sono le guardie scelte di Constantine. Questo sembra un sacco un piccolo Stonehenge. E dentro c'è una piccolissima pozione di cura. Di respiro. Di solito non sono così piccole.
E questo sembra quasi un fiume, un piccolo fiume. Konstantin si è fatto fare una piccola Lilliput a casa sua. E da qui non possiamo neanche più vedere la villa. Eppure ha tre piani, era alta. Sembra quasi di essere in un'altra dimensione. Sarebbe bello poter vedere dentro queste case e capire se c'è davvero qualcuno dentro che ci sta dormendo. Ma direi di proseguire. Ed entriamo in questo piccolo tubo. Ci passiamo a malapena. Tornando a parlare di cristalli elementali. No, entriamo in questo tubo. E stiamo attenti a non affogare. Anche qui c'è un altro passaggio rapido. Ma abbiamo una pozione di respiro. Questo sembra un anello. Oh, ecco. Un coltello gigante. Ebbene sì, signori. Se c'era una Lilliput, non poteva mancare una Brobdingnag. Questo è in assoluto il luogo più grande di tutto Tief. Ed esplorarlo è un sacco divertente. Ah, se volete capire quanto siamo grandi, laggiù c'è una guardia. Un attimo che zoomo. Siamo alti quanto un bicchiere. E siamo molto fortunati ad avere ottime capacità esplorative. E ad avere ancora frecce con la corda. Oh. Questo luogo è pericoloso. Una caduta da qui ci ucciderebbe parecchie volte. Questo posto mi riempie sempre di gioia. È stato aggiunto, peraltro, nella versione definitiva di Tief. Frecce con la corda come punta spilli. E qui, in questa scatola di fiammiferi, giustamente, le capocchie sono fatte con cristalli di fuoco. Prima vi stavo parlando comunque di come si creano i cristalli elementali. È un fenomeno spontaneo. Un po' come appunto stalagmiti e stalattiti. Come saprete, l'acqua scorrendo sulle rocce dall'alto, gocciolando, si lascia dietro i suoi sali. E col tempo questi sali si solidificano e vengono a creare appunto stalagmiti e stalattiti. In maniera non troppo dissimile, in Tief esistono i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. E rimanendo nello stesso posto, talvolta l'essenza più pura di questi elementi tende a raggrupparsi, ad assommarsi e a solidificarsi. Ed è così che nascono i cristalli. E questo è palesemente del gorgonzola o del brie. E del formaggio con del muschio sopra. Più di così non so cosa dire. E questi cristalli... Oh, oro! Questi cristalli, una volta rotti, liberano tutta l'essenza che era stata racchiusa in essi. L'essenza concentrata dell'elemento naturale. E ora cerchiamo di scendere da qui, ma senza morire. Non sembra, ma in questo gioco arrampicarsi a volte non è facilissimo. Abbiamo ancora parecchie frecce con la corda, quindi possiamo lasciarne un po' lì. Questo posto è una gran figata. Oh. Una testa di Boric gigante. Immaginate come sarebbe affrontare un Boric di quelle dimensioni. No, non avremo speranze. E con un po' di fortuna non dovremo neanche mai affrontarlo, onestamente. Se Dio vuole. Dio, o meglio, se il costruttore vuole, per rimanere in tema. Il costruttore, se ricordate, è l'equivalente del Dio cristiano del nostro mondo. Invece il Trickster è il diavolo. Una lettera.
A quanto pare queste guardie sono entrate qui di loro volontà. Furbone! Dunque, ora vediamo se riusciamo a scendere da qui senza farci troppo male. Vediamo se la fisica mi è d'aiuto. Sì, sì. Tutto secondo i miei calcoli. Ora, in questo luogo, le guardie sono tutte armate di spada. Nessuna ha l'arco. Quindi, evitarle è quanto mai facile. Inoltre, il luogo essendo così ampio, ci permette di fare parecchio rumore senza farci notare. Ecco qui una camera da letto con una guardia morta, perché ha tentato di prendere una pozione di velocità. Per motivi di tempo non salirò sul letto e non entrerò in questa cassa. Ma sappiate che ci sono giusto delle frecce con la corda, delle frecce rumorose e delle frecce al muschio. E dei ragni giganti. Dato che qui è tutto grande, anche i ragni sono giganti. Per fortuna quelli li potremmo uccidere volendo, quindi non c'è pericolo. Ce ne andremo da qui, da questa strada che sembra fatta apposta per Tom e Jerry. O meglio, per Jerry. Via da questo posto assurdo e così pericoloso. Questa casa riserva un sacco di sorprese. Come ad esempio, stanze costruite in maniera un po' bislacca. Qualcuno qui ha sbagliato l'ordine delle cose. E ha inchiodato decisamente i mobili al pavimento. Chiamiamolo pavimento e non parete. E quella stanza lassù è ancora più assurda. Via, via. Torniamo al primo piano e finiamo di esplorare quello che stavamo vedendo. Questo giardino non ha evidentemente più niente per noi. Va bene. Troviamo le scale per salire al piano superiore. Oppure saliamo da lì. Ma sì, che ci costa in fondo. Abbiamo le frecce con la corda. Stiamo attenti però, qui non abbiamo ancora tolto di mezzo le guardie. Ed ecco, miei cari manigoldi, il motivo per cui mi sono imbottito di... Wow! È una ciappola! Dicevo, perché mi sono imbottito di bombe abbaglianti. Così le guardie le possiamo praticamente ignorare. Da queste bocche è evidente che possano uscire fuori... poteri magici. E questa è palesemente una trappola. Facciamola scattare. Hop. Va come girano le casse. Ah, la fisica di un tempo. E questo cos'è? Questo simbolo sembra quasi quello del trickster, sapete? Il che ha perfettamente senso. Wow, mosche. Con le frecce di fuoco è possibile distruggere nugoli di mosche. E grazie al cielo qui ne abbiamo trovati parecchi di frecce di fuoco. Sì, anche questa stanza è stata montata decisamente male. Chi sono gli architetti che hanno fatto questo posto, eh? E capite, ora comprendete il motivo per cui era così importante che tutto il resto del gioco fosse costruito in maniera logica e sensata? Per fare questa missione. Ormai ci siamo abituati a esaminare luoghi tutto sommato ordinari, quasi comuni. Ehi! Se non ci fossero state quelle missioni che ci abituavano a un mondo che sembrava quasi quello del Nome della Rosa, ora tutto questo non ci farebbe lo stesso effetto. Insomma, gli sviluppatori hanno capito perfettamente l'importanza del ritmo e della crescita della tensione.
E queste trappole si fanno male. Rimanendo su questa piattaforma si blocca il flusso, chiamiamolo così, dei poteri magici. Ma appena ci togliamo riparte. Però basta un minimo di precisione e possiamo scassinare questa cassaforte senza alcun problema. Hop. E va bene. Qui si potrebbe tornare al piano di sotto. Ma prima preferisco andare di sopra. Sì, quella guardia ci ignorerà. In fondo il nostro obiettivo è la spada, che dovrebbe essere ai piani alti. E ora a destra o a manca? E ciò che manca a manca non manca a destra, quindi a destra. E chi capisce la citazione vince un premio. Parlando di posti complicati, quale strada prendiamo? Tranquilli, ve le faccio vedere tutte. Questa è una strada finta. Questa anche. Sono tutte illusioni ottiche, signori. Ah, bellissimo. Sì, è una strada, è quella giusta. Dopo aver appunto passato il resto del gioco, che sono già 5 missioni, a vedere posti appunto ordinari, qui, per la prima volta, abbiamo l'impressione che gli sviluppatori ci prendano per i fondelli. In questo caso, una cosa che amo di questo livello è che, se ci fate caso, Garrett non sta dicendo niente. Sia Garrett che gli sviluppatori ci hanno lasciato da soli ad affrontare la situazione. E ringraziamo sempre le pozioni guaritrici e le bombe abbaglianti, senza le quali questo gioco sarebbe molto più difficile. E infatti sono state indebolite nei successivi TIF. Ora sentiremo l'unica cosa che dirà Garrett in questa missione. E la dirà quando prenderemo quella spada. Svolazzante a mezz'aria in un campo magico e circondata da simboli del Trickster. Time to take my new sword and get out of this crazy place. Ovvero, via! Non ne vuole più sapere di questo posto. E come dargli torto, in fondo? È tutto talmente assurdo. Non è niente a cui né noi né Garrett sia abituato. Questo albero che passa in mezzo al tutto, da dove è uscito fuori. E sì, quello è un passaggio. Questo luogo è costruito in maniera magistrale. Ci sono tantissime strade possibili e tantissimo da esplorare. E stiamo cercando l'uscita in realtà adesso. Ma quando uno vede posti come questo, come fa a pensare di voler trovare un'uscita? Sì, sembra di essere nel nulla totale e cadendo moriremmo. Sì, non ve lo faccio vedere, ma fidatevi. Beh, di qua non si passa, ma lì c'è una gemma. Sembra una stella, ma è una gemma. Dobbiamo trovare un'altra strada, no? E di qui c'è un comunissimo corridoio. Ah, ho detto comunissimo? Intendevo fottuto nell'anima. Scusate, ma adoro questo posto. Lo adoro tantissimo. Oh. E tada! Nonostante tutto, il luogo è costruito con del senso, anche se può non sembrare. Ma c'è un altro obiettivo della missione. Il primo era recuperare la spada, e quello l'abbiamo fatto. Il secondo è trovare informazioni incriminanti su Constantine. E abbiamo già notato che lui sembra
adorare il Trickster. Infatti, attorno alla sua preziosa spada, messa veramente in bella mostra, peraltro, c'erano tutti i simboli dei pagani, e quindi del Trickster. Dobbiamo indagare ancora un po' su questa casa. Ehi! Trappolone. Questa è proprio la sua stanzina. La stanzina di Constantine. Bella, eh? Qui ci sono tappeti. Perché i tappeti sono ancora più da ricchi. Una chiave nuova e un papiro. Nessuno deve entrare nella serra di Constantine. Di conseguenza è quello che stiamo per andare a fare, ovviamente. Dopo aver raccattato ancora qualche denaro e aver letto un altro papiro interessante. Una probabile amica di Constantine è stata catturata dagli Hammeriti. È stata messa a Kragscleft. Ormai la conosciamo, Kragscleft. Ci siamo già stati, no? E siamo anche usciti da Kragscleft. Da Kragscleft. Ma, dicevo, sto divagando. Au. Trappoloni, trappoloni. Ma la vita che ci ha tolto, potremmo recuperarla. Grazie a quelle cosce di cervo. Ad ogni modo, questo Constantine ha decisamente un'aria pericolosa. Sembra proprio la classica persona che non conviene far innervosire. Ma dubito che il fatto che gli abbiamo rubato la spada lo farà arrabbiare così tanto. Spero che non si arrabbia allora quando andremo nella sua serra a scoprire qualche suo segreto, no? Beh, di qui ci sono piante. Di conseguenza sembra la strada più logica, no? Meglio stare attenti, però. Qui ci sono ancora guardie sull'attenti. Non è necessario stordire tutti. E in realtà non è neanche consigliato a dirla tutta. Però, se una guardia dell'oro, come faccio a resistere? Sempre mille strade, sempre mille strade. Quando si gioca a Thief è importante mantenere nella mente una specie di mappa mentale. Insomma, avere sempre un'idea un minimo precisa di dove ci troviamo. E la bussola in questo è fondamentale. Potrei stordire quella guardia con calma, ma... Ah, va bene. Sorry. Dicevo, continuiamo ad esaminare questa villa. Questa è la serra, il luogo segreto di Constantine. E quella deve essere l'acqua con cui irrigano la serra, ma come fa a stare lì? C'è anche del legno sopra. E quella che sembra una stanza. Questo posto è folle! E lo adoro da impazzire. Ma noi stiamo cercando un posto che si possa aprire con la chiave che abbiamo trovato nella camera di Constantine. E qui c'è una porta che sembra fare al caso nostro. Porta a un giardinetto privato. In cui potremo trovare qualcosa di importante, ovvero altro denaro. E un papiro. E un papiro degli architetti di questo posto. E sono stati pagati in oro grezzo. Possibile che Constantine abbia la pietra filosofale? O comunque ha trovato un modo per creare l'oro? Possibile, è possibile. E qui c'è un altro libro col simbolo del Trickster. Che parla di magie. A quanto pare la magia naturale nasce appunto dalla natura ed è stata imparata dagli uomini nel corso di molti secoli.
Insomma, a questo punto direi che, anche se il gioco non ci ha detto niente esplicitamente, noi semplicemente osservando il luogo in cui ci siamo mossi, abbiamo potuto capire che, uno, Constantine è una persona pericolosa, e due, è un probabile, se non sicuro, adoratore del Trickster. Anche quella pergamena che abbiamo trovato prima, quella che parlava della sua amica rinchiusa dai ammeriti, ci faceva notare il suo astio nei confronti di quella setta. Perché sì, gli ammeriti io li conto come una setta. Vi ho già fatto notare come ammeriti non voglia dire bene e pagani e trickster non voglia dire male. Ma abbiamo ancora molto tempo per parlare di queste cose. Adesso abbiamo finito la missione. Vedremo nel futuro, miei cari manigoldi, se quello che abbiamo fatto porterà delle ripercussioni. Impossibile! Chi mai potrebbe volerci male? Ci vediamo nel futuro! I'm afraid I'd forgotten we haven't actually met yet. I am Constantine.